Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo giorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi per me è mercoledì e voi vedrete questo video credo venerdì. Allora, sul video che è uscito oggi, parlo di pulire il frigo, quando poi, e l'ho pulito prima di andare a fare la spesa lunedì. Soltanto che poi editando il video, che cosa è successo? Che la memoria del telefono era piena e quindi io molto furbamente sono andata a cancellare delle clip. E quali ho cancellato? Quelli della pulizia del frigo, ovviamente. Fa niente perché intanto è una cosa che si fa spesso, nel senso che ogni volta che vado a fare la spesa lo pulisco. Io adesso sono in cucina e ho il frigo aperto. Perché devo andarlo a staccare? Perché mi ha fatto tutto il ghiaccio. Allora, io ho questo freezer qua piccolino che uso per comodità mia, per non dover sempre andare di là in garage. Di là in garage abbiamo il freezer grande, quindi dove tengo le cose più grandi. Adesso però questo qua lo devo sbrinare. Vi giro, eh. Lo devo sbrinare, quindi adesso lo svuoto, vado ad appoggiare quella roba lì nel freezer di là, la roba che è nel frigo non dovrebbe succedere niente, nel senso adesso lo tiro avanti il frigo così ci andiamo a pulire anche dietro, non dovrebbe succedere niente, vediamo se riesco a non incasinare il sotto. Se poi vedo che l'acqua mi salta di sotto vado a togliere la roba. Comunque adesso lo stacco. E aspettiamo che si stacchi la parte grossa, cioè lo stacco, lo svuoto e aspettiamo che si stacchi la parte grossa del ghiaccio. Che lo devo staccare, appunto, l'ho tirato avanti e dietro c'è un manicomio e anche proprio la polvere, anche qui in fondo, e ovviamente rimanendo dietro. Quindi adesso ci mettiamo qua e facciamo bene questo lavoro qua. La situazione è veramente, veramente pesante, direi Alaska. Va bene, ok. Niente, adesso aspetto un attimo che si ammorbidisce un po', poi vado a tirarlo giù, vado a pulirlo bene e poi lo andiamo a riattaccare. Nel frattempo però dobbiamo andare a pulire Allora, dietro. sicuramente non mi piace che sia così, nel senso che ci sia così tanto sporco dietro al frigo. Io pulisco tutti i giorni, però dietro al frigo sinceramente non è che lo sposto tutti i giorni, a meno che come in questo caso non ci sia un motivo. Da adesso in avanti andremo a farlo un po' più spesso perché assolutamente è uno schifo, ok? Comunque, iniziamo a pulirlo e poi vediamo, eh. E ovviamente vado subito a passarmi l'aspirapolvere qua, dietro al frigo, sullo zoccolino e bene anche proprio contro il frigo, là sotto e tutto. Vado ad alzare bene la velocità in modo che porti via veramente tutto quello che c'è di polvere, eccetera. E poi vado con un panno con l'alcol a dargli proprio una passata bene dietro, fin dove arrivo ovviamente perché ci sono le griglie, bene sulle griglie, e là sotto in fondo dove c'è poi la parte del motore, diciamo, in maniera che sia pulito. Passiamo poi a lavare con appunto lo straccio e l'alcol anche qua bene il pavimento sotto e poi vado appunto a rimettere indietro il frigo una volta che il pavimento è pulito e asciutto. Poi con la palettina del frigo vado a dare una grattata per cercare di togliere via un po' di ghiaccio. Veramente sembra un ghiacciaio questo freezer, eh?
neanche se ci fosse Frozen dietro alla porta, sarebbe così. Ed ecco qua il blocco più grosso che era appiccicato sopra, mamma mia, si è staccato, meno male. E adesso piano piano vado a togliere tutto il resto del ghiaccio. Di valanghe a mezza montagna le abbiamo tolte, adesso aspettiamo che si sghiaccia ancora un po' lì in fondo perché non riesco a staccarlo, ho le mani ghiacce e non riesco a toglierlo, ok? E una volta finalmente svuotato da tutto il ghiaccio vado a passarlo con un panno in microfibra e l'aceto e poi appunto inizio a rimettere dentro le nostre cose. Così può andar bene. Prima ho staccato a mezzogiorno che sono andata a portare le uova all'asilo da dipingere e ho portato Giulia a casa perché le maestre mi hanno detto che tossiva tanto e allora è a casa con me. Anche la roba bianca per oggi l'abbiamo stesa, che era quella che volevo lavare ieri, poi non ce l'ho fatta perché ho fatto altre lavatrici e quindi l'abbiamo lavata oggi, ottimo direi. Dovevo poi ancora, dopo aver steso, asciugare e mettere via la roba da sopra il lavandino, ma si sono asciugati da soli, quindi vado semplicemente a metterli lì nel mobile, a togliere le cose da in giro e basta, e direi che può andare bene così per oggi. E allora possiamo dire che è arrivata ufficialmente la primavera. Guardate che spettacolo! Il verde con tutti questi piccoli fiorellini. È veramente, veramente meraviglioso. È talmente bello che sembra quasi finto il verde. Così. Io lo adoro veramente. Sembra finto. E poi c'è tutta questa parte qua fiorita di bianco che io veramente, veramente la adoro. Si sente il rumore delle api avvicinandosi. Eccole. Ovviamente anche loro lavorano, brave le api, ce ne sono tantissime qui in mezzo, veramente veramente tante. Là sopra c'è un grande nido, non so bene di che cosa, ma c'è un grande nido. E io su questo prato verde e fiorito vi ringrazio se avete guardato il nostro video fino qui. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti, ciao, a presto!